Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook. Con grande piacere ritrovo con me Paolo Borgognone, scrittore e storico. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao Beatrice, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Allora, con Paolo Borgognone affrontiamo tematiche di attualità. E io ricordo che recentemente con Paolo abbiamo fatto un'intervista in cui ti chiedevo che nella crisi e nello sgomento generale c'è gente che in questo momento sta cercando di fare scorte. Perché prima era proprio sull'onda della crisi che poi avrebbe portato a questo conflitto, no? Che c'è di fatto in Ucraina. E oggi invece sente il peso, la necessità di doverlo fare proprio perché si parla di razionamento delle scorte. Allora, quelle famose scatolette di tonno che tu avevi detto ce l'avete già dal 91, mangiatevi quelle. Che fai ora? Ti rimangi la parola o ti mangi le scatolette di tonno del 91? Io penso che si debba fare un po' di scorta di buon senso e di realismo, e poi naturalmente le scatolette del 91 sono sempre lì e se siamo così masochisti da applaudire alle sanzioni contro la Russia che si ritorcono contro un boomerang contro l'economia italiana, beh, le scatolette del 91 sono grasso che cola, sono fin troppo. Per chi plaude alle sanzioni alla Russia, per chi chiede più sanzioni e addirittura mi sorprende, ma fino a un certo punto, questo servilismo che arriva addirittura a chiedere un intervento armato in quella zona, bene, le scatolette del 91 sono fin troppo, per cui vanno più che bene. Il problema è perché siamo arrivati al punto da reagire in questo modo, no? Avere una reazione bottom up rispetto a determinati impulsi mediatici. Cioè, il mio cruccio è questo: siamo manipolati e siamo buoni, povere vittime manipolate, o siamo dei pezzi di merda contenti di essere manipolati? C'è questo, e che addirittura chiedono, no? Provocatoriamente, dicono: perché non ci manipolate? Cioè, perché non? E non si tratterebbe neanche di manipolazione, ma si tratterebbe di una specie di rincorsa del pubblico a una narrazione ancor più offensiva dal punto di vista dell'incitamento a schierarsi tutti da una parte come se fossimo dei tifosi allo stadio per qualunque circostanza e in qualunque evento. Cioè, il pubblico chiede fondamentalmente più spettacolo e spettacolo sanguinolento. Non è cambiato molto il pubblico odierno da quello che negli anfiteatri romani applaudiva, si eccitava e si esaltava alla vista dei gladiatori che combattevano e che soffrivano nell'arena. Gladiatori che tra l'altro più delle volte erano più che contenti di combattere, per cui io, povere vittime in questo spettacolo mediatico che va avanti e che in qualche modo ha formato le mentalità collettive a partire da migliaia di anni a questa parte, ne vedo poche. Il sangue è sempre piaciuto e piace tuttora, per cui dico a questo punto dico di più: coloro i quali plaudono alle sanzioni, chiedono guerra, chiedono più sanzioni, più guerra, più confronto militare, la cessazione dei rapporti diplomatici, l'interruzione dei rapporti commerciali e politici con la Russia, bene, si paghino loro il prezzo delle sanzioni. Che, allora, io sto alla logica. La logica è stata: non ti sei vaccinato? Benissimo,
assumiti le tue responsabilità, sarai posto in confinamento, no? Ti sarà vietato l'accesso a determinate strutture, luoghi della socialità, al lavoro se hai più di 50 anni, ai mezzi di trasporto, agli uffici pubblici, ai negozi, eccetera, perché hai mancato al tuo dovere sociale, questo ci è stato detto, e dunque dovrai pagare tu il prezzo delle eventuali chiusure, cioè le chiusure saranno in capo solo a te, che non hai fatto il tuo dovere sociale, no? Questo è stato, no? I non vaccinati pagheranno il prezzo delle chiusure e qualcuno ha addirittura proposto: i non vaccinati dovrebbero pagarsi la sanità. Benissimo, ora io dico: chi è favorevole alle sanzioni che provocano come effetto boomerang l'aumento dei costi dell'energia e l'interruzione della catena alimentare, l'interruzione della catena del freddo, eccetera, si paghino il costo, non stiano al freddo. Cioè, stia al freddo chi è favorevole a questa politica. Mangi le scatolette del 91 chi è favorevole a questo tipo di approccio unilaterale e di guerra contro la Russia, perché guerra economico-finanziaria è comunque guerra, sono comunque atti di guerra. Questo non significa che le sofferenze di chi sta combattendo da una parte e dall'altra in Ucraina non vengano da me riconosciute. Certo che vengono riconosciute, ma io penso che la soluzione diplomatica sia da preferire rispetto alla soluzione militare, e Sì. una guerra economico-finanziaria è il preludio di una soluzione, tra virgolette, militare. Sì. Perché è saggio tentare di mettere in lockdown un paese che occupa un ottavo delle terre emerse? È saggio mettere con le spalle al muro, tentare di mettere con le spalle al muro dal punto di vista economico, finanziario e diplomatico un paese che possiede 6.000 testate atomiche pronte all'uso? Questo è ciò che io mi pongo come problema. Sì. Questo, noi non stiamo, siamo stati inseriti in una lista di stati ostili alla Russia grazie alle parole dissennate del nostro ministro degli esteri, che si è qualificato come punta di lancia della NATO in questa guerra, perché la terza guerra mondiale c'è già, si combatte per ora sul piano economico-finanziario e propagandistico-ideologico, con importanti e dolorosissime, ahimè, ricadute militari in Ucraina, questo sicuramente. Però c'è già. Sì. Dire aspettiamo la terza guerra mondiale, speriamo che non ci sia la terza guerra mondiale, è illusorio. Sì. C'è già, coinvolgerà Ma sempre gli attori geopolitici. tu, infatti, Paolo, l'avevi detto, noi abbiamo fatto un video su questo canale, insomma, avevi esaminato anzitempo questa situazione, appunto sottolineando proprio la gravità e che cosa ci saremmo ritrovati. E guarda caso ci siamo proprio all'interno di queste cose, non perché tu sia una Cassandra o abbia una palla di cristallo, ma perché poi di fatto certe situazioni portano a determinate conclusioni. Questo però detto, certamente noi oggi ci ritroviamo, come dici tu, con problemi serissimi per la nostra economia, perché al di là del termostato di casa ci sono delle aziende che stanno chiudendo, quindi già c'è stata una spallata che è stata data dalla pandemia e dal Covid. Successivamente entra in gioco questo discorso delle sanzioni. Ora, le sanzioni che si stanno facendo nei confronti della Russia in realtà sono nostre, cioè ce le stiamo beccando tutte noi. Allora, una palla di cristallo vorrei averla, sarei un soggetto molto più esotico, con la S, ho detto. Però, detto questo, perché io ho effettuato dichiarazioni di quel tipo, che potevano sembrare come quelle di un menagramo, no? Perché ho analizzato i comportamenti degli stati in base alla loro prevedibilità. Gli stati agiscono in maniera prevedibile. Allora, è prevedibile
che un paese come la Russia, che stabilisce delle linee rosse, come tutti gli stati del mondo tranne l'Unione Europea. Attenzione, gli Stati Uniti hanno una linea rossa. La linea rossa degli Stati Uniti è Israele. Lì non si passa, eh? E chiunque compie atti ostili tal dei tali viene immediatamente represso. La linea rossa della Russia è attualmente l'Ucraina e la Georgia. Infatti, la prossima guerra sarà in Georgia molto presto. La linea rossa dell'Unione Europea non esiste. Non esiste. L'Unione Europea è arrivata come sistema di governance multilivello a porre in pericolo l'incolumità fisica, esistenziale e non diciamo emotiva, ma anche emotiva naturalmente, cioè un'angoscia generalizzata dei suoi cittadini, perché ha esposto i suoi cittadini, soprattutto l'Italia, soprattutto il governo italiano, alla rappresaglia russa possibile, tuttora possibile, senza preoccuparsi di imporre una linea rossa agli Stati Uniti, cioè dire no, da qui in poi non si passa. No, l'Unione Europea non ha linee rosse, per cui possiamo essere il campo di battaglia, possiamo essere il vaso di coccio tra due vasi di ferro. Questo è da tenere presente. La Russia ha una linea rossa, lo ha detto da tanti anni. La Russia dal 2008, dal vertice della NATO di Bucarest del 2008, che dice che la sua linea rossa è costituita dall'Ucraina e dalla Georgia e che da lì non si passa e che non c'è diritto internazionale che tenga, che non c'è summit che tenga, che non c'è alcun tipo di approccio strategico che tenga. Se quella linea rossa viene varcata, la Russia reagisce. Nel 2008 quella linea rossa è stata varcata in Georgia, la Russia ha reagito. Nel 2022 è stata varcata in Ucraina e la Russia ha reagito, guarda caso, esattamente nello stesso modo, solo che la Georgia è più piccola e più decentrata rispetto all'Europa, l'Ucraina è un paese di 44 milioni di abitanti ed è il paese più grande d'Europa dal punto di vista territoriale, però la reazione russa è stata esattamente uguale a quella del 2008, dunque assolutamente prevedibile. Perché la Russia ha reagito così? Ha reagito così perché si è sentita posta in discussione, si è sentita porre in discussione la sua garanzia di sicurezza in un'area strategica. Aveva avvisato, eppure già nell'estate 2021, cioè un anno fa quasi ormai, c'erano state manovre militari, esercitazioni militari tremende al confine, no? In Ucraina, della NATO, attenzione, della NATO, la NATO aveva fatto manovre al confine con la Russia, no? Con l'area ex sovietica. Sì. Dunque aveva provocato, aveva provocato, ma la NATO ha provocato più volte. Adesso sta facendo delle esercitazioni in Georgia, per cui siamo di nuovo da capo. Per cui la Russia, sentendosi minacciata nella sua sfera di influenza, soprattutto dal momento in cui in passato aveva già ceduto ampi spazi della sua ex sfera di influenza, addirittura ha permesso l'entrata nella NATO alle repubbliche del Baltico che confinano direttamente con la Federazione Russa, ha permesso l'entrata nella NATO della Polonia che confina con l'esclave di Kaliningrad, territorio russo riconosciuto a livello internazionale. Ora ha fissato questa linea rossa e nel momento in cui si è sentita minacciata ha reagito così come era prevedibile che reagisse, esattamente come avrebbero reagito gli Stati Uniti nel momento in cui un'alleanza militare a guida russa fosse arrivata a porre in discussione le sue linee rosse, che ne so, appunto in Israele o in America centrale. Pensiamo a un'alleanza a guida militare russa che pone degli armamenti e minaccia gli Stati Uniti in Messico, Sì, certo. oppure in Canada. A nord, beh, gli Stati Uniti rimarrebbero a guardare, non credo proprio. Perché dico solo più questo? Perché la Russia ha attaccato adesso? Perché non poteva aspettare
che l'Ucraina entrasse nella NATO, perché se l'Ucraina entrava nella NATO, la Russia non poteva più attaccare, perché sarebbe scattato l'articolo 5 che prevedeva, nel caso in cui un paese viene attaccato, un paese della NATO viene attaccato, la risposta collettiva, per cui tutti gli altri sarebbero Sì. corsi a sostegno del paese attaccato e sarebbe scoppiata una guerra nucleare di lì a poco. E attenzione però, la terza guerra mondiale c'è già, eh? C'è già, coinvolgerà altri attori geopolitici, in primis la Cina. E a mio parere, questa guerra è stata predisposta e attuata dagli Stati Uniti, soprattutto dalla componente democratico straussiana che in questo momento governa gli Stati Uniti, no? Biden e i suoi amici neocon, per dividere, separare definitivamente Europa e Asia, cioè Europa e Asia non si devono più parlare. L'esito di questa guerra sul campo probabilmente sarà che la Russia otterrà la neutralità dell'Ucraina, l'esito militare, ma l'esito geopolitico sarà l'introduzione di una cortina di ferro in Europa invalicabile, molto più di quella che abbiamo visto tra il 1945 e il 1989-91. Questa cortina di ferro, che sarà commerciale, culturale, diplomatica, politica, economica, eccetera, segnerà la separazione definitiva tra Europa e Asia, provocando un decadimento dell'Europa, perché noi, soprattutto l'Italia, ponte strategico, storico tra est e ovest, si troverebbe consegnata, completamente dipendente dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si riprenderebbero in questo senso l'Europa occidentale, ma imporrebbero una dittatura anche a livello ideologico. Cioè, non pensiamo che in uno scenario di questo tipo chi sta di qui con opinioni critiche rispetto al regime vigente possa parlare. Non pensiamolo neanche per un istante, sarà silenziato, sarà considerato un sabotatore interno e sarà silenziato. L'esercitazione è già stata compiuta, la popolazione è già stata preparata a tutto ciò, con 2 anni di caccia all'uomo, caccia all'untore, caccia al Novax, discriminazione, cioè i meccanismi per la punizione dei sabotatori interni con il concorso e anzi con il plauso e con la richiesta stessa della parte di popolazione favorevole a queste misure di contenimento, diciamo così, e di soppressione del dissenso, sono già tutte pronte, sono già state tutte sperimentate. E dunque separare l'Europa dall'Asia e sopprimere il dissenso interno e rendere gli stati europei sempre più dipendenti in tutto e per tutto dalle multinazionali private americane. Io dico che chi pensa Beh. che questa guerra avrà conseguenze limitate e potrà essere affrontata mettendosi il cappotto in casa la sera d'inverno, spegnendo la corrente elettrica, no, spegnendo la luce alle 21 e non lo so. Lavandosi meno con l'acqua calda, no? Lavandosi con l'acqua fredda, ad esempio, oppure regolando il termostato dei caloriferi prima a 18 gradi, come consiglia Gassman, poi a 16, poi a 14, poi a 10, poi spegnendoli del tutto, o passando a una economia agricola di sussistenza con l'orto nel giardino condominiale, nel cortile condominiale e il pollaio sul balcone condominiale, sul terrazzino dei vari appartamenti. Bene, è nella migliore delle ipotesi uno svalvolato, un illuso. E io ho più paura, tra virgolette, ecco, mi inquietano di più questi illusi in buona fede che dicono vabbè, facciamo i sacrifici e poi tutto passerà, rispetto ai malvagi in mala fede.
Sì, ma poi di quelli che fanno i sacrifici oggi per stare a posto domani, ne abbiamo anche le tasche piene, direi. E non Separare. capisco come queste logiche possano essere riproposte. Cioè, questi che oggi dicono mettete il termostato dei caloriferi a 16 gradi e pazientate per un paio di settimane, sono gli stessi che nel 2020 ci dicevano cantate 2 settimane dai balconi e poi ci riabbracceremo. Ma sono gli Ma stessi. è la Ma il rivoluzione, cliché è no? lo stesso. È la rivoluzione 2.0, Paolo. Ma la cosa veramente ancora più inquietante che tu hai detto, e immagino che naturalmente io vorrei rimandare anche chi ci segue al tuo libro che si intitola Capire la Russia, che mi sembra molto specifico, questa separazione dell'Europa dall'Asia, perché tendenzialmente gli Stati Uniti hanno paura anche di questa Cina che sopravanza e anche dell'unione tra la Germania e la Russia, una unione ipotetica. E quindi di fatto, cioè, tutta questa cosa si sta facendo per tenere ben separate le parti in causa. Se ci fosse a livello strategico un'alleanza o comunque un'amicizia sostanziale sino-russo-tedesca, partirebbero le bombe atomiche dagli Stati Uniti in direzione Europa. Non aggiungo altro. Questa alleanza, questa amicizia, questa cooperazione, ecco, derubrichiamo la cooperazione, basterebbe già una cooperazione per far partire le bombe atomiche verso l'Europa. Deve essere sabotata a ogni costo dagli Stati Uniti, non possono permettersela, assolutamente. Creerebbe un blocco continentale eurasiatico che di fatto metterebbe fine all'egemonia degli Stati Uniti in Europa e nella sfera eurasiatica, nel cuore del mondo, per cui gli Stati Uniti farebbero qualunque cosa. In più sono un impero in declino. Stanno arrivando al punto che vanno a chiedere petrolio in Venezuela. Hanno cercato di uccidere Maduro e adesso vanno a chiedergli il petrolio. 2 anni, 3 anni che cercano di ucciderlo e ora chiedono il petrolio. Non lo riconoscono più come presidente del Venezuela dal 2019, dal gennaio 2019, e ora vanno a chiedergli il petrolio. Vanno a chiedere il petrolio all'Iran. Dopo che nel gennaio 2020 hanno ucciso barbaramente uno dei più importanti esponenti politici e militari dell'establishment iraniano, dunque hanno compiuto un atto di guerra unilaterale gravissimo contro l'Iran in territorio iracheno, e oggi vanno a chiedere il petrolio a loro. Cioè, ma questi sono come i romani della decadenza che cercavano di mettere gli unni contro i vandali, poi andavano a chiedere sostegno ai goti, poi si mettevano contro un'altra popolazione, insomma, cercavano di fare queste manovre mettendosi contro una popolazione e alleandosi con un'altra e cercando di sobillare l'una contro l'altra, e poi alla fine gli si sono rivoltati tutti contro. Ma la strategia è la stessa, solo che questi hanno ancora un apparato mediatico, un apparato militare, un sistema di multinazionali e una finanza globale, diciamo così, globalista, che in qualche modo li tiene ancora su, non è poco chiaramente, ma per il resto stanno utilizzando cliché che risalgono veramente al V secolo dopo Cristo, stanno comportando allo stesso modo, ma un impero in decadenza, un impero in crisi, nuclearmente armato, perché ricordiamo, hanno 4.000 testate atomiche, può fare qualunque cosa, è pericolosissimo, con i colpi di coda può seminare il caos, il panico e può distruggere quello che vuole. Attenzione, però il fatto che mi inquieta ancora di più non è questo comportamento, che comunque è prevedibile. Questo comportamento è prevedibile perché gli stati fanno così, facevano così già i romani nel V secolo d.C., è prevedibile ed è presumibile che chi viene dopo di loro applichi modelli più o meno uguali. Ma queste sono logiche di potenza. Però veramente che dopo 2 anni, quelli che appunto che 2 anni fa a quest'ora, marzo 2020, cantavano dai balconi, ci abbracceremo presto, stiamo 15 giorni in casa, poi finirà tutto e finirà tutto bene, no? Andrà tutto bene. Oggi siano di nuovo lì dopo 2 anni di sofferenza enorme, mascherine, confinamenti, chiusure, vaccini obbligatori, 3 dosi, 4 dosi, lockdown, coprifuoco, lascia passare, insomma, un'esercitazione militare su larga scala. Ecco, oggi, dopo 2 anni, siano pronti ad abboccare alla stessa esca, ma un pesce.
non abbocca due volte la stessa esca. Eppure le persone sì. È sconfortante, guarda, te lo dico perché insomma è un quadro sicuramente che noi dovremmo conoscere. E quindi tu hai fatto molto bene ad esaminarlo in maniera chiara, lineare e diretta. Quindi questo è. Poi, come sempre, lasciamo alla riflessione di ciascuno cioè il fatto anche di poter prendere atto di questa situazione e di questo che tu ci hai appena detto. Grazie. Grazie a Paolo Borgognone per essere stato con me. Buona giornata. Grazie a te, Beatrice. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della Comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della Comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.